Quando si parla di un'opera pubblica c'è poco da sognare, ci sono tempi e costi, però l'insularità a siciliani e calabresi costa 6 miliardi di euro all'anno, cioè la mancanza di un collegamento diretto per le merci, per lo studio e per il lavoro. Io ho già fatto, lo dico a voi in anteprima, perché i colleghi giornalisti non lo sanno e certe cose vanno prima fatte e poi dette, ho già fatto la prima riunione operativa, informale e riservata, con una decina di ingegneri, docenti universitari ed esperti, di tutta Italia su questo tema, perché quando uno mi dice non si può fare, o me lo certifica, oppure io voglio andare fino in fondo. C'è già un'ipotesi di costo, c'è già un'ipotesi di tempistica. Qua però abbiamo a che fare con una società in liquidazione dal 2013, con un esborso per il contribuente italiano in questi anni per un non ponte di 300 milioni di euro, però un progetto c'è. Io ho trovato che uno degli ultimi atti del governo uscente a settembre, se non sbaglio, sono altri 50 milioni di euro per studiare altri futuribili progetti. Io penso che di soldi se ne siano spesi abbastanza e conto che nei prossimi mesi ci sia finalmente, dopo 50 anni d'attesa, una parola certa. La politica si deve prendere le responsabilità di scegliere e poi saranno gli ingegneri e Certo, gli ma operai ce le vuole dire d'Italia. poi dopo parliamo di altro, l'ipotesi di costo e l'ipotesi di tempo del ponte sullo stretto? E no, se vi dico tutto oggi, cosa ci raccontiamo la prossima volta? Quindi Vabbè. non una cosa per volta, E una cosa per, però a io parlare era l'unico giornalista in sala. poi appunto, siccome sono giornalista iscritto all'ordine, non mi fido dei miei colleghi, quindi scherzi a parte, prima voglio avere tempi e dati e poi ne parliamo, però ripeto, penso che potrebbe essere un simbolo, come è stato il ponte di Genova, eh?